E okay, adesso andiamo a parlare di street food napoletano in prota. Street food deve venire a Napoli, non a Genova, come dicono che l'hanno inventato, insomma. Senti, voglio bene, però street food è napoletano. Street food, no, cosa ci fai di street food? Oggi ti abbiamo portato il principe dello street food. Un cuoppo, non è? Il cuoppo farcito con un po' di ingredienti. Partiamo dalla pastella. 550 grammi di farina, 500 ml d'acqua, 3 grammi di lievito e un filo d'olio. Semplicissima la pastella. Invece facciamo un po' di cose fritte con fiori di zucca, grana, mozzarella e ricotta. Poi abbiamo lattuga di mare, abbiamo portato melanzane e zucchine che le taglieremo e andremo a friggere per farci appunto il cuoppo. Intendiamo che il cuoppo è questo, vedete? Eccolo qua. Questo è il cuoppo. Questo è il cuoppo. Cuoppo fatto con della carta. Fritto, riempito e mangiato. Inizia... Ecco, magari però non metterlo lì, mettilo qui perché sennò inizia non vedi. Preparare la pastella. Guarda, il cuoppo lo tengo io. Vabbè, tienilo tu, perché già l'avevano prenotata in tanti, quindi No, è loro. Sto scherzando. Allora. Ricotta. Là. Andiamo a preparare la farcia per i fiori di zucca, ok? Mm. Lui c'ha la pastella classica, quindi... Allora, prima vediamo lui, allora, pastella. Semplicemente acqua. Con l'acqua. Acqua, lievito. Mm. Andiamo a sciogliere bene il lievito all'interno dell'acqua. Un filo d'olio. Noi utilizziamo dell'acqua liscia, non è gassata assolutamente, okay. Quindi poi ci mettiamo della farina 00, andiamo con 3 grammi di lievito con una lievitazione di 2-3 ore, la facciamo andare bella lenta. Per il fiore di zucca, una volta che lui ha preparato la pastella, noi andiamo a metterci ricotta, ci mettiamo grana grattugiato e ci mettiamo la mozzarella. Devi sapere che Mattia, fino ai 4-5 anni, è cresciuto con il biberone, nel senso che io e la mamma lo dovevamo portare dappertutto, perché faceva 7-8 poppate al giorno. No, davvero? Poi quando si è fatto più grande, ci abbiamo trovato un biberone e ci abbiamo trovato un cuoppo, praticamente. Capito? Abbiamo... Dal biberone al cuoppo in un colpo solo. Sì, ma si voleva fare... Dovrà mettere una foto? Se ci sta una foto, se ci sta ancora. Guarda, una foto. Eccolo qua. Allora, già lo vedi dal viso, guarda com'è delinquente, che è dispettoso, capite, che ti cercava... Mamma che è cresciuto, ci abbiamo luato il biberone, ci abbiamo dato il coppo. Che questo bello, è, quando sono piccoli, classico... poi purtroppo crescono. Purtroppo crescono, poi trovano le fidanzate e se ne vanno. Ecco, su questo tema fidanzata io vorrei... Solo che se ne trova fidanzata. No, secondo me lui c'ha... è diventato un po' calmo, secondo me. Sì, tu sei innamorato, secondo me. Vabbè, prima o poi le tocca. Ah, sicuramente, a me mi fa piacere, figurati. Secondo me sei un po' innamorato. Sì, non so fino a che punto. Ma un po' sì. Allora, hai messo ricotta per ripetere. Ricotta, basilico spezzettato, del pepe, del grana e della mozzarella tagliata a cubetti. Preferibilmente anche quella del giorno prima, perché è molto più asciutta. E all'interno del fiore di zucca non ci serve che ci sia acqua, mi raccomando. Un bel ripieno, bello asciutto. Poi che cosa facciamo? Il fiore di zucca, Antonella, io una parte già l'ho aperta, ti voglio far vedere uno come viene pulito. Vengono tolti tutti i filamenti esterni, poi basta inciderlo al centro e sfogliarlo, aprirlo in questo Bisogna modo. Bisogna togliere il pistillo? Assolutamente sì, va tolto. Va tolto perché è amaro e poi va visto anche perché all'interno ci possono essere... Ma ti ricordi, togliete il pistillo? Assolutamente. E quindi lo mettiamo così. Ricotta, vedi? Ricotta. Messa per bene su tutta la superficie, andiamo poi a sovrapporre i lembi del fiore e pratichiamo una piccola pressione in modo da farlo aderire su tutta la superficie. Vedi? È molto semplice e veloce. Semplice perché lo fai te, facciamo vedere un altro. Vedi, perché sembra che uno dice come facciamo a chiuderlo ciccione, invece semplice. Poi si chiude. Alla fine... Basta andarlo ad aprire per bene, giusto la metà. Sovrapporre i lembi, comprimete con le mani, una piccola pressione ma leggera, di modo che aderiscono sulla ricotta, ma tutto quello che resterà fuori poi verrà ricoperto dalla pastella tranquillamente. Ok. Per quanto riguarda il taglio delle verdure, sia melanzane che zucchine, noi facciamo delle fette piuttosto spesse, ma ciò non toglie che si possono fare anche dei bastoncini lunghi. Okay. Diciamo che noi ti abbiamo portato un 3-4 referenze che confezionano il cuoppo napoletano, ma oltre a quello che tu vedi ci sono tantissime altre preparazioni come il croquet,
gli arancini, viene fatto una, un infuso con dell'acqua e del semolino e del salame e vengono tagliati praticamente di triangolini, anch'essi fritti. Vengono fatti anche, se vogliamo andare sul pesce, con le cose di mare, con tantissime altre cose. Antonè, diciamo che è bello ricco veramente il cuoppo. Questa pastella che noi già abbiamo preparato, io inizio a friggerne un po'. Allora vado a metterci le zucchine, quindi le ripasso per bene all'interno del cuoppo. Vedete com'è bella ciccosa? Ciccosa, e inizio a friggere. Antonia, vedi? Sì, rimane bella di zucca, ciccosa. Vedi, molto delicatamente lo si va a posizionare sulla pastella, poi quella in eccesso la facciamo togliere e andiamo a fare giusto la camicia necessaria. Però dai, a parte la frittura, per andare a chiudere. Evelina, è sano questo piatto, perché scusami, no, nel senso è tutta verdura, dai, cioè è zucchina, melanzana. Questo che cos'è, l'alga? No, che non è finito. Ci abbiamo l'ultima chicca da confezionarti per metterti all'interno. No, però è verdura fritta. Proprio per raggiungere la caloria necessaria. Allora, vedi, bella bionda, bionda. Guarda il fiore di zucca, come tutto sigillato, non fuoriesce assolutamente nulla. Questa, vedi? Che invece Mattia sta mettendo è dell'alga di mare, Anto, perché noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare delle zeppoline di mare, quindi con il restante della pastetta. L'alga di mare, la lattuga di mare, la utilizzano, sì, loro tantissimo a Napoli. Questa va utilizzata tantissimo, le cosiddette paste cresciute, ovvero in gergo napoletano conosciuto come il zuppulel, praticamente. Il zuppulel. Esattamente. Vedi, guarda, guarda Mattia come ta 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 ta. Aspetta ta, che ta, mo ta. Ti libero una padella, Matti. È un po' un friseur praticamente. Sì. No, però, perché no, simile. È simile. Vai, Matti. Posto della lattuga, c'è, cioè, la lattuga di mare. La mano. Mi piace anche quello. La vedi? L'hanno inventato a Genova questo, anche, sai? Sicuro, a Napoli. Tutto inventato a Genova. A Napoli si mangia la genovese. Si mangia la genovese, che è di Genova. Lui dice. Allora, bagnati un po' le mani e andiamo. Vai. Questi, vedi? Direttamente con le molto mani. Molto semplice. Che cosa vado a fare? Con una mano me la vado a tirare e con le dita la fa cadere. Vedi? Ecco, bello. Sono tipo i friscio, è vero. Comunque, paese che vai, street usanza food che trovi, esatto. Perché uno cammina, si prende il suo cuoppo, si prende le sue e va. Vabbè, vado anch'io. Vado anch'io. Se uno va, vado anch'io. Anto, dice che anche il cuoppo è tipico genovese. No, il cuoppo, la parola cuoppo non può essere tipica genovese. No, non esageriamo. I volpi. Dal porto. Ecco. Te le inventate tutte, Ok, basta così, Matti. Basta bene così, Matti. Lo faccio. Matti, e quindi vedete anche l'alga di mare, che ha proprietà importanti. Sì, è molto ricca di iodio, quindi sicuramente è utile, perché è uno dei minerali di cui siamo maggiormente carenti. Quindi, certo, si può mangiare anche in un altro modo, però... Così, l'insalata, ad esempio, sì, cruda. Si mette nell'insalata e nelle La usi, Carlotta, tu l'alga di mare? Sì, spesso, sì. Sono molto buone, secondo me. Zuppe. A te piacciono? Ma a me piace tutto, difficile. Guarda, facciamo prima dirti quello che non mi piace, Non ti conosce ancora. Non mi conosce ancora bene, ma poi mi conoscerà. Io purtroppo a me piace quasi tutto. Ci mettiamo un po' di sale qua. Piace quasi tutto, quasi tutto. Ti mangi anche i prie, io ti traduco che mangi anche i sassi. Mangio anche i sassi, va bene. I sassi. Allora, intanto che voi friggete. Continuiamo a friggere, va bene. E poi mettete nel cuoppo, poi lo voglio vedere il cuoppo però fatto. Vado da Fulvio Marino.